Matteo Montuari, lavoro in VMware nella divisione di prevendita, quindi lavoro nel team di Luca Zerminiani e oggi sono qui per parlarvi di due soluzioni. In 20 minuti vi parlerò di quello che è EvoRail e Virtual Sun. Non so quanti di voi già abbiano in particolar modo sentito parlare di quello che è la piattaforma Evo e se per caso ci hanno messo le mani sopra. Mi piacerebbe capire, magari anche così come per alzata di mano, chi ne ha sentito parlare di quello che... Ok. Quanti hanno avuto modo di metterci le mani sopra? Ok, perfetto. Lo scopo della mia sessione di oggi, al di là di utilizzare veramente due slide per dire che cos'è Evo e che cos'è EvoRail, è proprio quello di fare proprio una demo live per vedere che cos'è il prodotto. Parto un attimo dalla demo, ma inizio a portarmi avanti con quello che è la fase di deployment. Questa è l'interfaccia dell'appliance chiamato EvoRail. Adesso vi vado a raccontare che cos'è esattamente. Iniziamo ad avviare il setup, così mi porto avanti. Durante la fase di setup ho la possibilità di effettuare delle customizzazioni, ovviamente per questione di tempo adesso non lo farò e utilizzerò il bottone sulla destra per utilizzare tutto ciò che sono impostazioni di default in merito a indirizzi IP o quant'altro. Mi vengono chieste soltanto di impostare delle password, anche queste le lasciamo al default. E qui sta partendo la fase già di deployment. Avvio anche un piccolo cronometro. Ok, torniamo sulle slide. Beh, innanzitutto che cos'è Evo? Evo è il nome che abbiamo dato a una famiglia, Evo sta per Evolutionary, quindi di fatto una nuova, se volete, piattaforma di nuova concezione. Vedete quel termine che è stato utilizzato anche oggi, hyperconverged. Che cosa vuol dire? VMware già da tempo ha portato sul mercato il messaggio di Software Defined Data Center, che non è altro che portare il beneficio di quello che sono stati i valori della virtualizzazione applicata ai sistemi x86 a tutte le componenti del data center, quindi vuol dire la componente storage, la componente network e così via. L'idea di questo, o meglio, per arrivare al Software Defined Data Center esistono tante strade. La classica strada tradizionale dove mi compro i miei server fisici, ci installo da solo il mio hypervisor, la mia componente di vSphere e tutte le componenti software che mi permettono di arrivare ad avere un'infrastruttura pronta all'uso. Esistono poi sul mercato delle soluzioni convergenti, dove di fatto già all'interno di un unico rack magari mi trovo ad avere dei blade server, delle componenti storage, delle componenti di network. Il terzo approccio, tra l'altro trattato anche questa mattina da Manlio di Nutanix, è proprio il tema dell'hyperconverge, quindi dove faccio convergere non solo componenti hardware, ma faccio convergere all'interno anche delle componenti software. Qual è lo scopo? Quello fondamentalmente di semplificare. E lo scopo ultimo di quello che è il primo prodotto della famiglia Evo di VMware, che si chiama EvoRail, non è altro che questo. Quello di poter veramente prendere dallo scatolone il mio appliance, poterlo collegare alla corrente e in 15 minuti poter avere l'ambiente pronto per poter deployare macchine virtuali. Quindi il vero valore fondamentalmente non è tanto la componente, hardware, ma il vero valore è tutto l'engine che abbiamo sviluppato noi di VMware, una soluzione 100% sviluppata da noi, per poter arrivare veramente a darvi la possibilità in 15 minuti di avere un ambiente vSphere completamente pronto all'uso. Un ambiente vSphere basato su un appliance, vi do qualche dettaglio sulle caratteristiche, è un appliance formato da 4 nodi, 2 al socket ciascuno, dove su ogni nodo troviamo potenza computazionale in termini di CPU, memoria, disco locale e rete. Perché disco locale? Perché utilizziamo il disco locale con ovviamente un mix con dischi flash piuttosto che dischi tradizionali magnetici per poter poi andare a virtualizzare questo storage locale e creare un vSAN Data Store, quindi già integrata all'interno della soluzione la soluzione Virtual Sun, in modo che quando l'infrastruttura fondamentalmente è up and running dopo 15 minuti vi trovate un vCenter già attivo
con 4 nodi sottocollegati che vanno a formare un cluster, già configurato in modalità HA, con DRS abilitato, vMotion e quant'altro, e anche la componente di storage. Alla fine dei 15 minuti avremo a disposizione, volendo, anche un portale dove poter deployare direttamente le macchine virtuali o andarle a creare direttamente lì sopra. Nulla mi vieta di poter invece utilizzare l'approccio tradizionale attraverso il classico direi web client. Evo Rail è il primo prodotto della famiglia Evo, quello che in codice per tanto tempo è stato chiamato Mystic, poi si parlava di Marvin, di fatto il nome in codice interno era Marvin, il nome poi che definitivo è Evo Rail. È il primo prodotto perché per chi è stato al VMworld, direi quest'anno, abbiamo annunciato in technical preview anche un altro prodotto che si chiama Evo Rack. Cioè, se è vero che sulla parte di sinistra possa arrivare ad avere in 15 minuti un'infrastruttura vSphere up and running, con Evo Rack non solo vado a integrare all'interno di una soluzione iperconvergente la parte di vSphere e la parte di Virtual Sun, ma vado a far convergere anche altre componenti. Quindi diciamo tutto il software stack VMware, dove lì dentro, nella parte di sinistra, dove vedete di Cloud Suite, troviamo non solo la parte di virtualizzazione, ma anche tutto lo stack di management, per poi arrivare ovviamente alla parte Virtual Sun e anche tutto ciò che è la componente di network. Fate conto che all'interno di quello che sarà il prodotto Evo Rack vi trovate di fatto proprio un rack intero, dove nell'ordine delle 2 ore, dal momento in cui si schiaccia Go, avete l'ambiente up and running. Questo tanto per darvi un'idea di quello che è Evo Rail e quello che è Evo Rack. Fatemi tornare sul setup e vediamo intanto a che punto siamo. Io mi sto collegando adesso a un laboratorio che è tutto basato su nodi SX virtuali, quindi in realtà ci mette leggermente di più. Non so se riesco a stare dentro nei 15 minuti, ieri ho fatto un paio di prove, siamo intorno ai 15 minuti e 30 secondi / 16 minuti, però è tanto ancora una volta per darvi un'idea. In tutta questa fase di fatto il nostro engine Evo Rail sta creando tutta l'infrastruttura, quindi sta istanziando il vCenter, istanziando anche la componente di Log Insight per la raccolta dei log, sta istanziando i nodi SX, li registrerà all'interno di vCenter, creerà il cluster e quant'altro. Nell'attesa che il task finisca, approfitto per introdurre anche il secondo tema della presentazione, che è il tema legato a Virtual Sun, e per farlo voglio fare veramente un passo indietro su quello che ancora una volta è una linea che VMware sta in qualche modo tracciando. Qual è questa linea? È quella che va sotto il nome di Software Defined Storage, dove ancora una volta la componente software, se applicata al mondo storage, può veramente rivoluzionare il modo con cui facciamo le cose. Nella parte di sinistra vediamo l'approccio tradizionale, quindi oggi normalmente la VM viene posizionata all'interno di una LUN piuttosto che di un data store in funzione delle caratteristiche che poi dovrà avere, quindi significa che se devo proteggere la mia macchina da disaster recovery piuttosto che da determinati servizi di deduplica, dovrò scegliere una LUN piuttosto che un'altra. Questo è l'approccio tradizionale. Nel nuovo approccio VMware sta tracciando, se volete, una nuova strada, che è quella che vedete qui sulla destra. Una nuova strada composta da una componente di virtualizzazione a livello di data plane, dove l'idea è andare a virtualizzare le risorse storage. Il secondo layer è quello chiamato control plane, che, per fare quello che viene in gergo chiamato policy based management. Cosa vuol dire? Avere la possibilità, come avete visto l'animazione, di poter definire delle policy da attaccare alle singole macchine virtuali. Non sono più delle policy che risiedono nello storage, la funzionalità di deduplica, la funzionalità di replica, la funzionalità di snapshot, ok? Sono delle funzionalità che esistono a livello di storage, ma che attraverso tutta una serie di tecnologie software vengono esposte a livello di hypervisor per far sì che io possa vederle a livello di hypervisor, a livello di farm vSphere, e poter utilizzare questi servizi per andare a creare delle policy che andrò ad applicare in modalità granulare alle singole macchine virtuali. Una volta che avrò
definito questa policy, avrò attaccato la policy alla macchina virtuale, la policy seguirà sempre la macchina virtuale e ci penserà l'infrastruttura vSphere a posizionare la macchina virtuale su una porzione di disco piuttosto che su un'altra in funzione di questa policy. Okay? L'aspetto importante che vedete lì è anche la componente che viene chiamata di Virtual Data Services, nel senso che alcuni servizi relativi alla parte storage siamo già in grado di erogarli noi con la piattaforma vSphere, per alcuni tipi di servizi magari più avanzati piuttosto che servizi di tipologia differente possiamo anche appoggiarci ovviamente a terze parti, e qui c'è tutto il lavoro che stiamo facendo con gli storage vendor per dare la possibilità anche a loro. Mi viene in mente una tecnologia chiamata vVol, anche di questo non so se ne avete mai sentito parlare al VMworld. vVol non è altro che la possibilità per uno storage vendor di rendere disponibili i servizi di storage all'interno dell'hypervisor. Quindi voglio lavorare con la deduplica di quel determinato storage vendor, va bene, con tecnologie tipo vVol rendo aware lo storage del fatto che lui sta lavorando con macchine virtuali, primo concetto, e rendo disponibili questi servizi, visibili questi servizi all'interno della farm vSphere, in modo che io, amministratore della farm vSphere, possa andare a creare la policy basata anche su servizi che effettivamente non risiedono all'interno dell'hypervisor. Come dicevo prima, stiamo tracciando una strada, perché l'idea è di applicare questo layer di control plane, tradotto Storage Policy Based Management, su tutte quelle che sono le infrastrutture storage che in qualche modo insistono o vengono integrate all'interno di un'infrastruttura vSphere. Quindi nel caso in cui io stia utilizzando dei dispositivi fisici posso utilizzare la tecnologia Virtual Volume, nel caso in cui io voglia utilizzare un approccio se volete un po' più innovativo facendo leverage sui dischi locali di ciascun server posso farlo già a livello di Virtual Sun, piuttosto che è un qualcosa che stiamo ovviamente pensando di portare anche su determinati servizi storage che saranno in fase di annuncio riguardo a quello che è la nostra piattaforma vCloud Air. In due parole, vCloud Air non è altro che l'offerta cloud di servizi basata ovviamente su tecnologia VMware da parte di VMware. Io lo dico in parole ancora più semplici, non abbiamo fatto altro che prendere la vCloud Suite, cioè lo stesso software stack che noi forniamo ai nostri clienti, istanziarlo all'interno dei nostri data center e fornire direttamente il servizio finale. Anche per vSAN quello che volevo farvi vedere oggi è una piccola demo per darvi proprio l'idea in modalità estremamente real time di come questo discorso delle policy sia già un qualcosa di assolutamente applicabile alla versione di Virtual Sun che già oggi esiste in commercio. vSAN, spiegavo prima, su che cosa si basa questo tipo di soluzione? Utilizziamo dischi locali a ciascun server in un mix tra dischi magnetici e dischi con tecnologia flash, per poter andare a prendere questi dischi attraverso uno stack software, virtualizzarli e renderli disponibili all'interno di quello che noi chiamiamo vSAN Data Store. Quindi di fatto per la farm vSphere la visibilità sarà quella di un data store, direi condiviso, dove possono insistere più nodi all'interno di un cluster. Quindi un approccio, se volete, tradizionale visto dal vSphere admin, un approccio innovativo dal punto di vista dello storage admin, che non si trova più a dover necessariamente utilizzare un box esterno fisico, ma può tranquillamente utilizzare dei dischi locali. Uno dei vantaggi notevoli di quello che è vSAN è proprio la completa integrazione con, lo state vedendo qui adesso, il vSphere Client, quindi lo stesso oggetto che si utilizza per gestire la farm vSphere. Per abilitare Virtual Sun basta, come vedete in questo momento, andare ad abilitare dentro il web client. Se scelgo la modalità manuale sarò io amministratore che dovrò andare a selezionare quelli che sono i dischi istanziati all'interno, installati fisicamente all'interno di ciascun server e che parteciperanno al vSAN Data Store. Come vedete lì c'è un mix tra disco SSD piuttosto che disco non SSD. Ok. È
stato creato il Visandata Store, adesso siccome si tratta di una demo offline le quantità di storage sono comunque ridotte, però vedete che a livello di amministrazione di fatto si tratta di un data store direi tradizionale. Andiamo sulla componente un po' più, se volete, interessante, che è quella che vi stavo raccontando prima, il tema delle policy. Sempre all'interno del vSphere Web Client posso andare a definire delle policy, e le policy normalmente si portano dietro dei requirement normalmente dettati dall'applicazione piuttosto che da decisioni che io prendo a livello aziendale. In questo caso sto creando una policy chiamata Web Development, dove fondamentalmente quando vado a creare la policy vado a creare tutta una serie di configurazioni che andranno a seguire la macchina virtuale. Queste configurazioni saranno configurazioni che saranno, adesso le vedete qui, definibili a seconda per esempio di alcune funzionalità che già in vSAN sono presenti, piuttosto di quei data services che gli storage vendor mi metteranno a disposizione. Quali sono queste funzionalità? Beh, per esempio io potrei andare a decidere quali sono il numero di host, il numero di failure che voglio tollerare, in termini proprio di numero di host. All'interno di vSAN, la soluzione vSAN, il numero minimo di host è comunque 3. Perché? Perché il tipo di ridondanza con cui lavora vSAN, diciamo con configurazione standard, è 2n+1, quindi vuol dire che se voglio garantire il failure di un host devo comunque averne almeno 3 all'interno di un cluster. Per supportare scenari dove vengono messi in maintenance mode i nodi, devo fare manutenzione, all'interno di EvoRail abbiamo comunque scelto di lavorare con un minimo di 4 nodi. Ci dà un po' di possibilità in più proprio per andare a indirizzare quei momenti dove devo fare manutenzione, dove potenzialmente anche in quei casi posso permettermi di avere un nodo fisico down. Se vedete, l'altro valore che trovate lì sopra, n+1, mi va a definire quante copie di quell'oggetto, perché di fatto il vSAN Data Store non è altro che un object based storage, non faccio altro che andare a definire quante copie di quell'oggetto voglio distribuire all'interno del mio vSAN Data Store e di conseguenza su ogni singolo nodo che andrà a comporre il cluster. Sono in ritardo? Datemi cenno. Sì. Scrivo velocissimo, guarda come sto scrivendo veloce. Andiamo a selezionare il vSAN Data Store. Un altro tipo di configurazione potrebbe essere il numero di, lì viene chiamato disk stripe per object, quindi vuol dire io, siccome all'interno del vSAN Data Store ragiono per oggetti, ogni singola macchina virtuale sarà un oggetto composto da un VMDK più un altro quantitativo, se volete, di oggetti che vanno a definire la sua configurazione e via dicendo. Con quel parametro posso andare a decidere a livello software su quanti dischi e quindi su quanti host andrò a distribuire quell'oggetto VMDK. Più alto il numero, più potenzialmente posso avere performance e quindi potrei decidere di fare la configurazione di una macchina virtuale in un modo piuttosto che in un'altra. Per questioni di tempo adesso non riesco a farvi vedere che cosa succede dopo, però di fatto una volta che ho costruito la policy, nel momento in cui vado a fare il deployment di una nuova macchina virtuale, posso dire al sistema di andare a deployare quella macchina virtuale, associargli quella policy e poi demandare direttamente alla Farm vSphere il fatto di scegliere o farmi vedere quali sono i data store compatibili con quella policy, se volete, quindi anche per diminuire la marginalità di errore. Questo è il deployment della VM. Eccolo qua. Vado a selezionare la policy per quella VM e mi farà vedere direttamente quali sono i data store compatibili con quel tipo di policy. Qui intanto, mentre parlavo, siamo andati oltre, siamo a 17 minuti, però credeteci, ci mette veramente meno. Concedetemi 2 minuti ancora. Ha finito il deployment,
faccio l'accesso all'interno di quello che è proprio il mio portale messo a disposizione dall'engine di EvoRail, e già qui ho a disposizione, in pochissimo tempo avete visto, una Farm vSphere già pronta all'uso. Il portale che vedete è una possibilità, nel senso che da questo portale potete capire qual è lo stato dell'infrastruttura, capire lo stato di ogni singola appliance. Adesso io ho fatto il deployment di un'appliance. La soluzione scalabile può permettere di associare successivamente, anche in modalità veramente on the fly, ulteriori appliance fino a un massimo di 4, quindi avere a disposizione un cluster formato da 16 nodi ESX. Posso creare le mie macchine virtuali direttamente da qui, piuttosto che posso comunque andare a agganciare il mio classico vSphere web client e vedere nella vista, se volete, più tradizionale questo nuovo ambiente che è stato creato. Se mentre faccio il logon o login, chiamiamolo come volete, volete farmi qualche domanda, io sono qua. Sì, una domanda è questa. Dimmi. Cioè non mi è chiaro. Sì. Grazie. Non mi è chiaro. Non mi è chiaro, diciamo, dal momento che ogni storage ha poi dopo dei suoi meccanismi, no, di allocazione, cioè ci sono molti storage che sono virtualizzati, no? Quindi di fatto vanno a mettere i dati dove vogliono loro, no? Quindi non sai neanche dove vanno a finire. Certo. Sono storage che hanno i tiering, no? Quindi anche certo. Lì decidono gli storage come mettere il dato. Cioè non riesco a capire se queste funzionalità vanno un po' a cozzare con quelle, le funzionalità che hanno gli storage attuali. Ma allora, è ovvio che un po' di sovrapposizione c'è, perché in questo caso alcune funzionalità le vado a erogare direttamente con uno stack software. Come prima vi facevo vedere le configurazioni di vSAN, sono cose che, voglio dire, in hardware sono sicuramente già disponibili e offerti dagli hardware vendor, quindi è inevitabile della sovrapposizione. Noi stiamo tracciando questa strada dove veramente vogliamo pensare di fare tutto in software e spostare l'intelligenza tutto in software. Questo non significa però che in una Farm vSphere io debba necessariamente, se scelgo di andare su vSAN piuttosto che anche con EvoRail, utilizzare vSAN, andare solamente su quella strada. Posso tranquillamente aggiungere alla mia Farm vSphere anche il data store tradizionale che mi viene esposto dal mio storage vendor. Quindi comunque esiste la possibilità di avere, se volete dal punto di vista storage, un ambiente eterogeneo. Il punto di contatto più forte con gli storage vendor sicuramente è laddove ci sono tecnologie tipo i virtual volume, dove l'idea, ancora una volta, qual è? Quello di trovare, o meglio, di applicare questo meccanismo delle policy che facevo vedere, che in vSAN è ovvio che c'è ed è già presente perché è già tutto software. Quando lavoro con uno storage vendor devo un attimino lavorare con lui su quello che è l'integrazione per far sì che quelle feature che lui sviluppa in hardware mi vengano rese visibili a livello di hypervisor. Se riesco a fare questa cosa e evolvo a fare proprio questa cosa, allora a quel punto posso andare a definire poi tutte le policy qui dentro. E secondo noi il vantaggio è veramente notevole, perché una volta che riesco a lavorare con le policy ho meno marginabilità di errore, definisco tutto in software, potenzialmente posso fare tutto in modalità estremamente programmatica e automatizzata.